Il Trono di Spade, Alice Noche sconfermata per l'ottava stagione. L'attrice Alice Noche è stata confermata in un ruolo nell'ottava stagione del Trono di Spade. Inoltre altre novità dal casting. Adesso che la produzione ha iniziato a girare l'ottava stagione del Trono di Spade, è giunto il momento di un follow-up sul casting. Lo scorso novembre, un trio di nuovi nomi era stato menzionato dal sito Watchers on the Wall, come new entry per la nuova stagione, Danielle Galligan e Demere McBride. Le due attrici avevano postato su Instagram una fotografia con una terza attrice, Alice Noche. Alice Noche sarà Willa nel Trono di Spade 8. A novembre, non si sapeva ancora se Alice Noche sarebbe apparsa nella serie TV Il Trono di Spade, ma ora alcune informazioni trapelate direttamente dal set hanno chiarito la situazione. L'agente dell'attrice ha confermato che Noche interpreterà un personaggio di nome Willa e sarà presente in un episodio di David Nutter. Sappiamo che Nutter girerà il primo, il secondo ed il quarto episodio dell'ottava stagione del Trono di Spade. Alice Noche è conosciuta al pubblico per aver interpretato Courtney Mikkel nella sua opera inglese EastEnders, ma al momento, rimane un mistero il ruolo, che ricoprirà nella serie TV della HBO. Willa non è un personaggio dei libri, semmai esistono un paio di Willa nelle cronache del ghiaccio e del fuoco. Il sospetto è che possa essere un personaggio inventato per la serie televisiva, e che non ha alcun collegamento con i romanzi, oppure potrebbe trattarsi di Willa Manderly, dopotutto Jon e Daenerys sono in partenza per Porto Bianco, White Harbor, dimora della famiglia Manderly. Un'altra ipotesi è che potrebbe trattarsi della levatrice di Jon Adorne, considerato che Robert nella prima stagione fa questo nome a Ned ed il Lord Grande Inverno interrompe la conversazione nell'udirlo. Colei che era presente alla nascita di Jon sicuramente sa la verità sui suoi genitori. Nell'ultimo episodio della settima stagione del Trono di Spade abbiamo visto che Bran sa dei natali di Jon dalle sue visioni del passato, mentre Sam ha trovato il documento del matrimonio tra Lyanna e Rhaegar, ma potrebbe servire qualcuno che abbia visto Ned prendere il bambino per crescerlo come figlio suo, per dimostrare che Jon in realtà è Aegon Targaryen. Senza un testimone non esiste una prova, che Jon sia a tutti gli effetti Aegon. Willa sarà l'unica testimone o vedremo anche Olland Red? Altre notizie sull'ottava stagione del Trono di Spade. La produzione del Trono di Spade al momento è alla ricerca di una guardia militare per la nuova stagione. Il personaggio deve avere 25-35 anni ed il ruolo è aperto a qualsiasi etnia. La parte che dovrà interpretare sembra essere piuttosto piccola, filmando soltanto per un giorno, il 2 marzo, in Irlanda del Nord. L'attore dovrà essere eccellente e agile con un bel viso dai tratti distintivi. Questo particolare ruolo probabilmente non ha alcuna importanza, ma è bello sapere che il cast è ricominciato. Il tipo di attore richiesto potrebbe suggerirci cosa verrà girato negli studi dal 2 marzo in poi. Un militare potrebbe essere parte dell'esercito degli Immacolati di Daenerys oppure essere un membro dell'esercito di Cersei. Nelle prossime settimane, terremo gli occhi aperti pronti a rivelarvi nuovi avvistamenti sul set.